Cari amici, oggi vi presento una cosa importantissima che pochissimi conoscono, compreso il sottoscritto che l'ha scoperta soltanto 3 o 4 giorni fa. Ed è una cosa eccezionale, bellissima. È la bandiera della pace. Dice, ma non era un'altra? No, è questa, la bandiera della pace è questa. Quella istituita a suo tempo, e adesso vi leggo le note che mi sono preso, degli appunti che mi sono preso. Noi questa bandiera la andremo ad esporre al Foro Italico a difesa dell'identità culturale italiana. Esattamente, contro la volontà e la voluttà di personaggi squallidissimi, antinazionali, ma soprattutto negrieri e negri, che hanno auspicato la distruzione, schiavi oppure, e schiavizzatori, oppure appunto l'eliminazione del bellissimo obelisco che è stato il frutto del lavoro italiano, perché è un obelisco da Carrara, con dei trasporti eccezionali per l'epoca, è una cosa eccezionale, esattamente trasportata alla fine attraverso il Tevere e costruita in un luogo che noi consideriamo sacro. Adesso vi leggo esattamente di che si tratta. Il 15 aprile del 1935 Rerich, esattamente Nicolas Konstantinovich Rerich, nato a San Pietroburgo nel 1874, grandissimo pittore, tanto da aver lasciato ben 700 tele, mi sono sbagliato, 7000 tele in un suo museo, tra l'altro grande esploratore, grande conoscitore dell'Asia centrale, grande preconizzatore di quella visione che fu anche del grande Ossendowski, di una visione esoterica e storicistica dell'Unione continentale. Questo Rerich, 15 aprile, ripeto, 1935, vide la nascita di un trattato panamericano firmato alla Casa Bianca dagli Stati Uniti e da 20 paesi latinoamericani. Aderirono a questo trattato di pace e di tutela, questa è la cosa più importante, di tutela dei beni pubblici, dei beni artistici e culturali. C'è un pappagallino. Guarda, eccolo, è andato via. Un pappagallino. Romain Rolland, Bernard Shaw, Thomas Mann, Einstein, lasciamo stare Einstein che poi, però gli altri andavano tutti bene, vanno tutti bene, Chandra Bose e Radhakrishnan, tutti pacifisti. Pacifisti e culturali. Allora Einstein è stato un falsario. Un doppio giochista eccezionale. Un equilibrista di quelli nati, proprio. Sì, vabbè, uno degli autori della bomba atomica. E poi della lettera contro la Manhattan. Allora, che scrisse la lettera per indurre gli altri popoli a temere la bomba atomica, in modo tale che la bomba atomica rimanesse solo nelle mani degli americani, cioè dei suoi parenti. Andiamo avanti. Nel 1972 la Conferenza Generale dell'UNESCO adottò la Convenzione riguardante il retaggio culturale e naturale mondiale. Quindi nel 1972 la Convenzione dell'UNESCO, che ha nominato i siti UNESCO, è una convenzione che nasce dal trattato voluto da Rerich nel 15 aprile 1935, che era interessato soprattutto alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e soprattutto quello che stanno facendo gli israeliani adesso in Siria. Esattamente. Come stanno facendo gli israeliani in Siria. Esattamente. Agosto 1980 inizia l'elenco delle prime 57 voci dell'elenco di proprietà culturali e naturali, e da allora l'UNESCO ha finora riconosciuto 981 siti presenti in 160 paesi, di cui 759 beni culturali,
193 naturali, 29 misti, più un grande patrimonio, la dieta mediterranea. Ricordiamocela che questo è un patrimonio culturale, la dieta mediterranea. Altrimenti non è culturale. Che ha sede in Italia, è l'Italia che ha creato la dieta mediterranea, anche se i falsari dell'Expo la stanno mescolando. Coca-Cola e McDonald's. Appunto, con la Coca-Cola e McDonald's. L'Italia, la Coca-Cola è abilissima in questo, cioè, ricordiamo che fino dal 1891, anno della sua, diciamo, commercializzazione, ha incominciato a raggirare la gente con l'istituzione della favola del Babbo Natale, esattamente, che fino ad allora non esisteva, allora, travisando la figura di San Nicola di Bari, con che non è il cantante, che non è il cantante, che Santa Claus, Santa Claus, e poi da lì tutto quello che ne deriva. Esattamente. Quindi adesso, quando è in crisi di astinenza per la bassa stagionalità invernale, che fa? Pompa la pubblicità di Babbo Natale con le renne, no? E che però beve Coca-Cola. Esattamente. Diciamo, vorrei vederlo con Babbo Natale. E diciamo di quella famosa barzelletta, no? Dove ci vanno i dirigenti della Coca-Cola che vanno dal Papa perché pretendono che durante la messa il sacerdote citi la Coca-Cola. Allora il padre dice: ma scusate, non è il caso. Dice: ma come, voi citate la Fiat in continuazione? E allora dice: citate anche la Coca-Cola. Certo. Fiat Lux. L'Italia è il paese che detiene il maggior numero di siti, 49. Ma voi lo sapevate che l'Italia è il paese ufficialmente riconosciuto come il paese che ha il maggior numero di siti, sì, sì, di questo tipo? 49. Io sapevo, lo sapevamo tutti, ma non che fosse ufficializzato così. Il Dalai Lama, proclamando nel 1991, anno internazionale del Tibet, ha scelto la bandiera della pace come suo simbolo. Ecco, facciamolo vedere di nuovo. Questa è la bandiera della pace, questa è la nostra bandiera, e la esporremo al Foro Italico. Foro Mussolini. Esatto. In Italia c'è la Società Italiana, chiamiamo le cose con, per con la prevenzione nome, dei beni, per la protezione, scusate, dei beni culturali nei conflitti armati, SIPBC. Questo non lo sapeva nessuno. La Convenzione dell'AIA del 14 maggio 1954, ratificata in Italia il 7 febbraio 1958, i beni culturali appartengono all'intera umanità, con la stessa caratteristica della Croce Rossa. Allora, mentre sugli ospedali, quando ci sono dei bombardamenti, ci sono le croci della Croce Rossa, nel caso del mondo islamico c'è la mezzaluna rossa, in tutti i beni culturali ci dovrebbe essere esposta questa bandiera. Questa è la bandiera che deve tutelare i beni culturali. Quando andiamo? Va bene? Uno di questi giorni. Allora, una piccola nota su questo grandissimo personaggio. Vi invito tutti ad andare a vedere il nome Roerich, Roerich CH finale. Vedrete la riproduzione di bellissimi quadri, ovviamente tutti improntanti da questo mito un po' esoterico, un po' teosofico, capito, dell'epoca. È nato a San Pietroburgo nel 1874, nel 1898 ebbe la cattedra all'Istituto Imperiale Archeologico. Nel 1920 riuscì a scappare ed emigrò negli Stati Uniti. Nel 1923 fece un lunghissimo viaggio nell'Asia centrale, ripeto, e vi ricordo la similitudine col grande scrittore Ossendowski, quello che ha scritto Bestie, Uomini e Dei, che riguarda sempre ciò che c'è, ci dovrebbe essere, i grandi miti dell'Asia centrale, ed è morto nel dicembre del 1947. Le sue ceneri sono state sepolte ai piedi dell'Himalaya. Quindi, ti ripeto, andremo a esporre questa importantissima bandiera. Sempre per rimanere in una lettura contingente, l'ultimo numero dell'Attualità, diretto dal Salvemini. Professor Salvemini, c'è un articolo di prima pagina che io devo assolutamente leggere, perché siamo perfettamente d'accordo.
lettera aperta al presidente Mattarella. Il movimento Salvemini ha salutato favorevolmente la sua elezione alla più alta carica dello Stato, in quanto saprà dare rinnovato impulso alla moralizzazione della società italiana. Ma che stai dicendo? Che sei d'accordo? Lascialo dire, è un po' di leccaculismo. Da oltre un secolo la corruzione continua ad inquinare sistematicamente le istituzioni centrali e locali, ed è vero. Questa Italia scombinata non è riuscita finora a tagliare gli enormi sprechi di denaro pubblico che si manifestano specialmente nelle regioni a statuto speciale, e qui il riferimento alla sua regione Sicilia è palese, e nelle province carrozzoni che ormai non hanno alcuna ragione di esistere. Molte riforme urgenti, welfare, giustizia, scuola, sanità, trasporti, non sono state attuate perché, secondo gran parte dei politici, le casse erariali sono vuote. Sarebbe ora pertanto di processare politicamente e moralmente i responsabili di un deficit che ha superato i 2.000 miliardi di euro. Il riferimento a questo personaggio è anche ovvio, perché il personaggio è stato sempre ai vertici della politica occulta di questo paese. Vero è che per colmare tale scandaloso deficit i lavoratori sono schiacciati da una pressione fiscale tra le più alte al mondo. Ciò premesso, il Movimento Salvemini le propone di farsi promotore, mediante messaggio motivato al Parlamento, delle seguenti iniziative legislative. 1. Declassificare e vendere le residenze presidenziali di Castel Porziano, San Rozzore e Villa Roseberry. Non so per niente d'accordo con questo io. No, vabbè. Andiamo avanti, va. Finesso con no. Un prevedibile ricavo complessivo di circa 15 miliardi. 2. Trasformare il Quirinale in museo nazionale visitabile con pagamento di ticket, riservandone un adeguato settore per gli uffici del presidente, con un prevedibile ricavo di qualche milione di euro l'anno. 3. Ridurre il numero dei dipendenti del Quirinale. Lo sai quanti sono? Mi pare 2.000. 2.000. Per non fa un cazzo, va bene, ed essere strapagati, va benissimo. E relativi stipendi e vitalizi, con un prevedibile ricavo di molti milioni di euro l'anno. Giusto? 4. Abolire i vitalizi di tutti i politici, non soltanto dei condannati in via definitiva. 5. Confiscare i beni mobili e immobili dei clan malavitosi, cosa che lui non farà mai. Abolire ma il Senato. Tutto questo lui farà mai. E appunto per quello lo voglio leggere. Ah, vabbè. Quello che dovrebbe fare, no? Se lui fosse un altro. Abolire il Senato e ridurre a 100 il numero dei deputati, ridurre drasticamente. Ma non sono d'accordo in niente quello che dice lascia questo. Lascia correre. Se... Non allora, è quello il problema vero, non lo tocca proprio. Ridurre drasticamente le aliquote fiscali, imposte dirette e indirette. 8. Garantire un salario minimo ai disoccupati. Aumentare le pensioni minime e ridurre le pensioni d'oro. 10. Conferire alla RAI il ruolo finora mal esercitato di servizio pubblico per garantire il pluralismo dell'informazione e sottrarla alle indebite ingerenze delle lobby che finanziano illecitamente le campagne elettorali di molti politici. Ma lo sa come sta parlando? Allora, lui sta parlando ai cittadini italiani, e che dice indirettamente, dice: caro Presidente, se tu fossi... Ma che glielo dici a fare? Ma è tempo perso. È una lettera aperta al Presidente, che in realtà è ai lettori, e dice: caro Presidente, se tu avessi la minima voglia di fare qualcosa, noi ti diciamo alcune cose che potresti fare. Questa è la logica di questo articolo. Sì, ma la cosa vera, quella del controllo della moneta, non l'ha detta. L'unica cosa vera. Ma non la deve dire in questo articolo. Vabbè. Oh. Abbiamo detto alcune cosette, vorrei finire questo intervento con un paio di considerazioni che sono qui. Questa è una rivista prestigiosa, questo numero tra l'altro è piuttosto interessante perché è del dicembre 1993.
dove si parla ad esempio dell'Inquisizione romana, tanto per dire qualcosa di strano, no? I metodi, i progetti e la mentalità. Attenzione a quello che c'è scritto: il 23 marzo di quest'anno, 1993, si compirà il quarto secolo di vita dell'archivio del Santo Uffizio. Fu proprio nella seduta del 23 marzo 1593, cioè per la Chiesa il tempo passa... È zero. È zero, conta niente, poi loro vivono nella dimensione dello spirito, della divinità, dove non esiste il tempo. Però esiste quando devi dare le concessioni, no? A quelli che ti danno i soldi al fine di ridurre i tempi della loro persistenza nel purgatorio. E allora in quel caso va, il tempo vale, le indulgenze vengono contate in anni, ma per il resto il tempo non esiste. La dimensione dello spirito è esente da tempo, anzi meglio, dello spazio-tempo. Allora, fu proprio nella seduta del 23 marzo 1593 che la congregazione cardinalizia del Sant'Uffizio decise la costruzione di un archivio dove custodire processi e scritture dell'Inquisizione. Quod omnino fiat in aliquo loco palati sancti offici archivum pro asservandis et custodiendis processibus et scripturis, per conservare gli atti dei processi. Bravissimo. Il primo prefetto di quest'archivio... Ma loro pensavano per dare una giustificazione solida, valida, non per lasciare una testimonianza delle loro porcate e assolutistiche. Questo è scritto un grosso storico. Vabbè, andiamo avanti. Il primo prefetto di quest'archivio fu il cardinale Gerolamo Berneri, vescovo di Ascoli. Quell'archivio è sempre là, in via del Sant'Uffizio, il braccio destro di San Pietro, ma quelle scritture e quei processi sono ancora sottratti alla libera ricerca storica. È normale, perché se conoscessero la Chiesa cadrebbe il giorno dopo. È chiaro. Così pure restano inconsultabili le carte raccolte nell'archivio della Congregazione dell'Indice, creato come da una costola del Sant'Uffizio, quando la materia del controllo librario risultò troppo vasta per lasciarla a quest'ultimo. È un singolare primato in un secolo come il nostro che ha visto liberalizzato l'accesso a ben altri archivi. Ma queste persone, sai, sono modesti, i preti mai. Sono modesti, i poveri sono riservati, no? E loro, nella modestia dei loro luoghi, loro si vergognano di far vedere, no? Non è come i napoletani, capito? No? Che vivono nei bassi fondi. Che vanno lì a osannare il sangue, capito? Che ancora non ha avuto l'introduzione del pene, ma ci sarà fra poco la grande commistione religiosa, capito? Del bagno, del battesimo, del pene, del grandio, Priapo, dentro l'ampolla del sangue liquido di è blasfemo. Blasfemo per Cope, Priapo. Ah certo. Lo scambiamo, è chiaro, io che sono? Io sono un priapista. Appunto. E quindi le ragioni di questa chiusura non sono chiare. Beh, è bello questo via, la delicatezza di questo storico. Le ragioni si di muove, questa chiusura muove non sono in una cristalleria proprio. Forse si teme un uso a scopo scandalistico dei documenti che vi sono conservati. No. Non sembra. Proprio all'inizio del secolo che si sta chiudendo, lo storico cattolico tedesco Ludwig von Pastor, poi si chiama pure von Pastor, più cattolico di così, io lo so, tedesco e cattolico, chiese nel 1901 il permesso di accedere a quei documenti. Nel 1901? Pastor aveva in corso di stesura la sua storia dei papi alla fine del Medioevo. Vero monumento di erudizione, ma anche grandiosa opera apologetica concepita per ribattere alla storia dei papi del protestante Leopold von Ranke, il famoso von Ranke. Dati i fini della sua opera, Pastor si aspettava di poter contare sulla collaborazione un'apologeta delle autorità ecclesiastiche per consultare quell'archivio.
aveva anche spiegato nella sua domanda alla congregazione cardinalizia del Sant'Uffizio che il suo interesse, esistente da 300 anni, per mettere a disposizione degli studiosi gli atti di quei formidabili procedimenti in gloria e onore del vero e unico Dio. O no? Vai avanti. Che il suo interesse riguardava solo i verbali della congregazione e processi di eresia. Non intendeva sfogliare i fascicoli relativi a casi di coscienze individuali o a questioni scandalose di tipo privato. Ma la risposta fu negativa. Così se la piglia in saccoccia. L'apologeta. Fu un pastore, va a fare pastore. È rimasto cristiano. Anche ne so, io, cazzi sua. Sai questi tedeschi. Tanta ritrosia, è ritrosia, cari amici, è la ritrosia virginale. È quella che si vuole alle vergini, deve essere ritrose. Certo. Pudiche. Pudiche, capito? Ma scherzi. Migliaia di processi con ammazzamenti, torture bestiali. L'altro giorno ho visto su internet squartamenti, stiraggi, risossamenti. Non ne parliamo, è una ritrosia. Tanta ritrosia all'apertura dei depositi. Facevano quei macellai? Ma erano solo dei sadici, non dei sadici. Erano malati. Erano veramente malati. Malati proprio all'ultimo stadio. Io ho letto che ad esempio l'inquisitore di Giovanna d'Arco godeva fisicamente nel vederla torturare, capito? Allora andiamo avanti. Tanta ritrosia, perché poi lì c'è stato quel bellissimo film L'ultimo inquisitore, che tra l'altro bellissimo, con grandissimi attori, lo vidi, poi l'hanno fatto slittare, che narra la storia di questo che per si era invaghito di una ragazza. Era Torquemada? No, era un inquisitore spagnolo che invaghitosi di una ragazza. L'ho visto. Sì, è una cosa terrificante. Dopo lui, quando il padre della ragazza, che lui aveva oltretutto ingravidato e l'aveva chiusa in carcere e l'aveva ingravidata, il padre riesce a ritornare, è un grandissimo attore, notissimo, e ritorna con la rivoluzione francese. Alla fine, quando i francesi sono in fuga, dopo la ribellione spagnola, lui viene preso mentre sta scappando e ovviamente lo condannano a morte e viene esecutato alla presenza di questo cardinalone grosso, capito? Che lui visto, aveva schiaffato in prigione molto quando vago, sì, beh, 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 sì, ma parecchi anni fa, 30 anni fa forse. Sì, che fa capire. No, è un film di una decina, 10-12 anni fa. Allora ritorniamo a questa cosa. Tanta ritrosia all'apertura dei depositi archivistici toglie molto fondamento all'enfasi con cui la pubblicistica cattolica si è di recente impegnata a rivalutare il Tribunale dell'Inquisizione. È la stessa cosa di quello che diceva andava in giro dicendo che Giordano Bruno non è stato bruciato vivo. Ma chi era? Laddove no. Siamo stare. Ma chi era? Per Matto, scusa. Sì. Per ci sono i verbali, no? C'è tutto, no? No, ma c'è il disegno che hanno scovato in questi ultimi anni, che è in mostra alla mostra ai Musei Capitolini, alla mostra dedicata all'epoca del famoso pittore del 600, come si chiama? Quello ammassato? No, quello che comunque è morto a Piombino lì, sì, mentre come scappava. Oh. È quello, vabbè, poi te lo dico. Mi viene il Carracci, non no, c'entra no Carraccio. Ci stiamo vicini. Sì, vabbè, uno dei più grandi pittori della storia dell'umanità. Mamma mia. Ha fatto il quadro dei Michelangelo, Bari. Michelangelo dei Bari. Nome si chiama? Sì. Quadro dei Bari, si rimetteva col vestito Caravaggio. Si rimetteva col vestito dai preti, sì. Sembrava più vicino alla verità. Caravaggio. Allora, in questa mostra dedicata all'epoca del Caravaggio, è piena di disegni e schizzi del Caravaggio stesso, i ricercatori hanno trovato gli atti dell'esecuzione di Giordano Bruno
e siccome all'epoca non c'era la macchina fotografica, però i notai facevano lo schizzo, cioè che notavano tutto quello che avveniva, facevano lo schizzo anche di ciò che avveniva. Allora il notaio che notificava i momenti del rogo di Giordano Bruno ha anche disegnato Giordano Bruno mentre sta bruciando. Oltretutto ci andremo a vederlo e invitiamo i nostri amici ad andare tutti a vederlo, perché una prova più lampante di così, molto più lampante, cari amici cattolici, della Sacra Sindone. Andiamo avanti. Allora, che si faccia polemica su questi temi è forse inevitabile, ma è proprio perché la ricerca storica si è lasciata alle spalle le polemiche e le battaglie ideologiche, andando in cerca di fonti e documenti dove è stato possibile studiarli, ben inteso, che oggi la nostra conoscenza del continente inquisitoriale non è più limitata ai pur drammatici casi di Giordano Bruno e di Galileo Galilei. È da tempo, insomma, che gli storici hanno cessato di occuparsi dell'Inquisizione per alimentare polemiche anticlericali. Molte cose sono cambiate da quando, nell'Ottocento, una nozione ottimistica e progressiva della modernità portava ad aggredire con l'argomento dell'esistenza stessa di cui il Tribunale la struttura ecclesiastica che l'aveva creato e se ne era servita. Ma ciò non toglie che questi non l'abbiano creata e che loro se ne siano serviti, perché a me non mi è mai venuto in testa di creare un tribunale inquisitoriale. A te ti è venuto in testa? Mai. Non l'avremmo mai fatto. Avremmo rispettato comunque, come facciamo, l'opinione degli altri, a meno che questi non ci aggrediscono, non ci dicono delle cazzate come abitualmente sento dire da questi pedisseguì, seguaci della dottrina dogmatica. Le ricerche sull'Inquisizione hanno seguito la loro strada e, anche senza poter studiare le carte dell'archivio centrale di quell'istituzione, hanno cercato altrove la risposta alle loro domande. Ma che cosa si può dire del lavoro che oggi si va facendo sulle fonti inquisitoriali? Cercheremo brevemente di raccontarlo. Le fonti inquisitoriali sono un buon oggetto per verificare metodi di ricerca nell'ambito della storia delle pratiche anomiche, soprattutto se si considera quel che si fa in un confronto con problemi e metodi verificati nel campo della storia della criminalità comune. Per molto tempo questo confronto non è stato fatto, ora lo si fa diffusamente, spesso con una certa rozzezza, per esempio confrontando quanti sono stati mandati a morire dall'Inquisizione ecclesiastica e quanti da tribunali criminali d'altro genere. Oh, stiamo ben attenti anche da questo punto di vista, signori miei, perché un conto è mandare a morire un pluriomicida e un conto è torturare alla morte un padre di famiglia. Solo perché la pensa diversamente. Perché la pensa in un modo. No, anche perché ha espresso un'opinione, pur non essendo la sua, perché nel momento in cui ti mettono in mezzo non puoi più rinnegare, non puoi nemmeno dire, ma è una frase che mi è sfuggita. Non ti poteva sfuggire niente, se ti beccano sei costretto ad ammettere le peggio cose, perché ti torturano fino alla fine, in cui tu, non resistendo più, non solo sei costretto a testimoniare contro te stesso, ma contro dei poveracci che non c'entrano niente. Questo è quello che ha fatto questa gente per secoli e secoli, e noi lo ripeteremo sempre. Non mi venissero a raccontare del buon Gesù, che non c'entra un cazzo su queste cose. Se ne potrà forse ricavare qualche indicazione o suggestione utile non solo per gli studi di storia dell'Inquisizione, ma anche per quelli che riguardano le fonti criminali nel senso della criminalità comune. Qui si parlerà in maniera particolare dell'Inquisizione romana, cioè di quella nuova realtà che prende corpo a partire dalla bolla di Paolo III del 1542 e dalla congregazione cardinalizia detta del Santo Uffizio. È un'istituzione che raccoglie l'eredità dell'Inquisizione medievale e ha scambi di vario tipo con l'Inquisizione spagnola. Opera, come noto, in area italiana, con l'esclusione di Sicilia e Sardegna, soggette all'Inquisizione spagnola, e di aree minori come la Repubblica di Lucca. Vedi, la Repubblica di Lucca in un certo senso si salvava.
L'istituzione del Sant'Ufficio, cioè di un tribunale centrale fornito... Sai perché a Lucca non lo facevano? Perché era controllata dagli ebrei, molto probabile. Lucca, Livorno, sta gente qua, certo. Certo. L'istituzione del Sant'Ufficio, nella zona dove c'erano moltissimi ebrei, la Spagna lì hanno incrudelito in maniera incredibile, certo. Ma lo scopo era quello di spurgare la dottrina delle intrusioni dell'ebraismo, perché è l'opera che fanno loro. Sì, ma siccome in Italia sappiamo bene che il rapporto d'affari fra gli ebrei, i banchieri e il papato era molto interconnesso, certamente. È probabile che per quella ragione lì erano lasciati in pace. Non solo, diciamo di più. Laddove coloro non avessero pagato pegno, allora usciva fuori l'Inquisizione. Rischiavano. Questa cosa è molto importante da ricordare. L'istituzione del Sant'Ufficio, cioè di un tribunale centrale fornito di eccezionali poteri per dare alla lotta contro il dissenso eretico un impulso senza precedenti, rappresentò una svolta rispetto alla tradizione dell'Inquisizione medievale. La novità era nel carattere accentrato dell'istituzione e